Buonasera. Già al primo di questi incontri ho sottratto pochissimi minuti a Monica e alle sue conversazioni, e anche questa volta manterrò la parola perché credo che sia interessante per tutti ascoltare queste conversazioni che Monica ha non solo ideato ma anche progettato nei minimi dettagli con un senso che speriamo poi alla fine di questi quattro incontri che terremo potrà emergere con evidenza, così come già è stato nella vita e nel lavoro di Monica Coretti, che anni fa ha fatto questi incontri interessantissimi e importanti che si tenevano alla Facoltà Teologica di Napoli, da cui ha tratto un libro, come ha ricordato Donatella Trotta nel suo articolo che è uscito pochi giorni fa. Quindi, come dire, c'è un progetto dietro tutto questo e noi speriamo che voi possiate coglierlo. Però stasera io voglio sottolineare un solo aspetto dell'incontro speciale che noi abbiamo con Peshman, musicista iraniano, perché ovviamente questo incontro in questo momento sembra cadere in un momento assai drammatico dell'esistenza di questo paese, ma noi l'avevamo progettato prima, quindi non è lo voglio dire per sottolineare come l'idea che un museo oggi non possa soltanto restare chiuso nella sua specificità, ma che debba aprirsi a mondi e a culture diverse, oggi viene testimoniato, dimostrato da un incontro che appare quanto mai opportuno in questo momento, proprio perché forse l'unica speranza del mondo in cui viviamo è quello della comprensione, della integrazione tra culture e mondi diversi, che poi sono diversi ma non sono tanto lontani nell'ottica e nell'accezione di una concezione di umanità e di ricerca di un vivere civile che, al quale credo che tutti quanti noi chiamiamo l'arte, la cultura, aspiriamo. Vi ringrazio molto. Come al solito, grazie ad Angela Tecce, però devo dire grazie a voi che siete qui, a ciascuno di voi, ai lei e a lui che ci sono, perché questi incontri sono un po' una sfida, e quindi una sfida per il senso appunto che vogliono avere, quindi vi ringrazio veramente tantissimo dal profondo del cuore. Quello che abbiamo cercato di fare, e che stiamo cercando di fare grazie ai nostri ospiti, è quello di mettere ogni volta per ogni incontro un piccolo mattoncino per costruire comunità. La volta scorsa con la dottoressa Anna Ferrino abbiamo parlato, diciamo, di quelle che sono le strutture del potere maschile e femminile, ci siamo chiesti se esiste una differenza nella gestione del potere tra donne e uomini. Abbiamo parlato per esempio delle banche, perché lei è stata la presidente, prima donna presidente della Fondazione Arte CRT, cioè quella che gestisce tutti i denari che vanno alla cultura sia nel Piemonte che a Torino, e ci siamo detti che le banche, ahimè, hanno un modello di tipo troppo localistico, troppo cooperativo, mentre invece ci siamo augurati che questo si può aprire, nel senso che per il bene comune bisogna pensare molto di più a creare un bene appunto comune. E l'altra cosa che abbiamo sottolineato con Anna è stata proprio la possibilità di costruire comunità insieme agli altri. Voi direte: ma che ci azzecca tutto questo con l'arte? Ci azzecca perché l'arte è proprio il filo conduttore tra le varie cose, e una delle cose che si propongono di fare questi incontri è quello di mettere insieme le varie istituzioni, i vari territori e i vari linguaggi propri all'arte contemporanea. Quando sono stata costretta da quella lady lì, da Angela Tecce, a fare questi incontri, e la ringrazio sempre perché, voglio dire, sono un grande nutrimento per me, spero un piccolissimo nutrimento
per voi. È stata proprio questa la scelta, cioè che il Museo Madre è proprio nodale di questi incroci e di questi intrecci. Infatti l'immagine che ho scelto è della moschea di Nasir Olmok a Shiraz ed è un esempio secondo me di pluralità di colori e anche di diversità geometriche. E quindi questo incontro è proprio all'insegna di questo, nel senso che io nel 2017 ho avuto la grandissima fortuna di andare in Iran e devo dire, confesso la mia ignoranza, che prima di andarci pensavo che fosse un paese monoculturale, monoreligioso, lo pensavo persino un po' grigino, devo dire la verità. E invece l'Iran mi ha saputo sorprendere in tutti i sensi. L'Iran è proprio questo qua. Innanzitutto le persone sono splendide, accoglienti, meravigliose, meravigliose proprio anche nelle fattezze, cioè di una generosità infinita. Non parlo del cibo, che è anche una cosa buonissima. Sono ingrassata non so quanti chili quando sono andata in Iran. E quindi, secondo me, uno dei mattoni fondamentali del costruire comunità è proprio quello di allargare lo sguardo. E credo che questo allargamento dello sguardo, quindi questo fare comunità allargata, è ancor più necessario oggi per quello che sta succedendo in Iran, perché lo dobbiamo alle persone che stanno combattendo contro un regime autarchico estremamente violento, e lo facciamo con lo strumento che c'è proprio, quello che conosciamo, cioè la cultura e la bellezza. Perché io continuo, c'è una mia amica milanese che mi prende molto in giro perché dice: ah sì, ma tu vedi le scintille, il testo del mio libro, in ogni cosa. Io voglio essere positiva, cioè voglio credere che la cultura veramente può fare qualcosa. E quindi sono onorata moltissimo di avere qui con noi Pejman Tadayon stasera. Grazie. E niente, penso che possiamo, adesso io mi siedo, quindi faccio la brava come l'altra volta, e penso che possiamo iniziare. Io non so a chi devo dire delle, a te, ok. Allora iniziamo a vedere un po' di diapositive e intanto parlo un attimo di Pejman. Pejman, tu sei nato nel 77 a Isfahan, e che non so se qualcuno di voi ha avuto modo di andarci, bene, sono contenta, perché è una delle città più belle, secondo me, dell'Iran, più aperte, più piena di vita e di veramente una cosa che vi auguro di assolutamente di andare a vedere. Esatto. E, però il motivo per cui vi dico questo è che Pejman è nato nel 77. Ed è esattamente il momento in cui c'è la rivoluzione islamica, per cui questa chiusura totale di questo meraviglioso paese all'esterno, e soprattutto è anche il periodo nel quale scoppia la guerra tra Iran e Iraq, dove Khomeini non aveva un arsenale bellico adeguato, e soprattutto non si fidava assolutamente dei generali che erano stati i generali dello Shah, quindi ha mandato, cioè la maniera di fare la guerra all'epoca di Khomeini è stato quello di mandare la gente, cioè centinaia di migliaia di persone che sono state mandate in guerra, molto spesso addirittura senza armi perché diventavano martiri, e molti di queste persone erano bambini. Ed è il periodo proprio della violenza, del terrore, nel quale persino alcune madri addirittura denunciavano i propri figli. Una delle cose, e c'è il nesso, capirete perché, cioè che io dalla guerra adesso dico, una delle cose che mi ha maggiormente colpito quando sono stata lì è che a Shiraz, alla tomba di Hafez, che è questo grandissimo poeta mistico del 300, c'erano decine e decine di persone che si recitavano a vicenda, a memoria, le poesie di questo grandissimo poeta. E io mi sono ricordata di questa immagine quando pensavo a questi incontri, e
Ed è forse uno dei motivi per cui li ho voluti fare, ho voluto chiedere a Pejman di venire qui, perché Pejman mi ha detto una cosa molto bella in uno dei nostri colloqui preparatori a questo, e mi ha detto: io credo di essermi salvato dal punto di vista umano proprio, la mia umanità si è salvata grazie alle poesie che mi facevano leggere i miei genitori. Cioè, la mia educazione ai sentimenti è avvenuta grazie alle poesie. Allora, la prima domanda che io vorrei fare a Pejman: che cosa è la poesia per te? Beh, poesia è tutto, perché noi iraniani, almeno la mia generazione, siamo cresciuti con la poesia. Si dice, non è un detto, è una verità, che nelle case di tutti gli iraniani esiste un libro della poesia di Hafez, almeno, perché c'è questo legame forte con questo poeta. E non solamente Hafez, anche Saadi, anche Rumi o Omar Khayyam sono appunto questi quattro poeti molto importanti nella nostra cultura, e che alcuni di questi poeti sono famosi nell'Occidente come dei grandi sufi, mentre da noi non sono neanche quello, perché agli iraniani piacciono questi poeti perché non hanno nessun target, etichetta. Sono poeti dell'amore, della verità. Loro per noi sono Aref, dove nell'ultimo disco che ho fatto, che c'è anche qua, spiego che cos'è questo concetto di Aref e la differenza con sufismo. E quindi io, appunto, leggendo queste poesie mi hanno insegnato come mi devo comportare in questo mondo, che non è niente di sicuro, di serio. Come ci dicevamo oggi. Perché un'altra cosa, secondo me, tra parentesi, scusatemi, questa immagine, questo fermo immagine, sono alcune foto che ci ha dato proprio Pejman, e Isfahan è questa città dove lui è nato, che è bellissima, come vedete sta su un fiume, che la sera è molto bello perché le persone si fermano su questo fiume e si mettono a chiacchierare o a ascoltare la musica. Quindi, diciamo, i genitori l'hanno introdotto alla poesia come educazione ai sentimenti, ma un'altra persona molto importante nella vita di Pejman è stato il nonno, e il nonno invece l'ha orientato verso un'altra grande arte, e cioè la pittura, perché lui era uno degli artisti più noti e importanti all'epoca a Isfahan, e grazie, diciamo, alla pittura Pejman è riuscito ad avere uno sguardo diverso sulle cose, cioè appunto quello che io chiamo lo sguardo aperto. Allora, ci racconti questo tuo... Cioè, la poesia, diciamo, è il mondo interiore, mentre invece la pittura è il... Che cos'è la pittura? Come ci sei arrivato? Qui sono stati due mesi. Parla! Sì, pittura, per me pittura va ancora più profonda della poesia, perché pittura, in realtà, se io guardo dentro di me, esce fuori la pittura. Io da piccolo, forse... dipingevo molto bene. Ancora mio padre ha conservato, diciamo, un dipinto mio, un disegno mio che avevo 2 anni, solamente 2 anni, ho disegnato una nave di guerra con tutte armamenti, tutto quello che, guarda caso, guardavo TV, magari guerra tra Iran e Iraq. Perché, come oggi ti dicevo, noi abbiamo fatto un'infanzia assurda, cioè, mentre magari qua accendevi TV negli anni 80, 70, oddio, vero che anche in Italia erano quegli anni brutti, anni di piombo, però tutta la mia generazione non abbiamo avuto una, diciamo, un'infanzia felice. Però per me la figura di mio nonno è stata molto importante, perché comunque lui era un pittore figurativo, però più che sua arte, a me mi piaceva proprio il suo carattere, perché questo carattere che amava viaggiare, amava rischiare la vita, mentre andava benissimo, perché lui magari era anche un imprenditore, no? Apriva un'azienda, poi dopo la rivoluzione ha avuto paura, ha venduto tutto, quindi poi di nuovo ha aperto un'altra azienda, poi ha chiuso tutto quello e ha cominciato a dipingere. E io andavo nella sua scuola e imparavo anche lì.
Però e insegnavo anche io nella sua scuola, nonostante ero piccolo, però tecnicamente dipingevo molto bene. Questi dipinti che vedete adesso in questo momento sono del periodo dopo che io sperimentavo, però non so se c'è un'immagine di una moschea in Iran che io ho dipinto quando avevo pochi, forse 17 anni. No, non l'abbiamo. No, c'è, ho visto, c'era. Me la possiamo andare indietro, dopo? Diciamo, okay. Okay. Va bene. No, una cosa che mi preme sottolineare è che lui dice queste cose in maniera molto così, però noi dobbiamo sempre immaginarci un mondo altro. Cioè, in Iran, quando Pejman era piccolo, non era possibile ascoltare la musica, non era possibile ballare. Quando lui accendeva la televisione, ce lo siamo detti oggi, quando siamo andati a casa, mi ha raccontato che lui accendeva la televisione e aveva gli Ayatollah che parlavano con questi camici, diciamo, neri, e parlavano solo dei nemici, cioè l'altro da te era un nemico e basta. E quindi queste cose che noi diciamo, la pittura, il colore, sono state per una generazione come quella di Pejman la vera e unica apertura al mondo diverso dalla chiusura totale che c'era in quel momento nel suo paese, giusto? Sì, sì, sì. In realtà questi dipinti che vedete, che io ho fatto quando avevo forse meno di 20 anni, già si vede confusione che c'era nella mia testa, perché era è una ricerca verso il mondo diciamo del mondo della pittura, quello che succedeva nell'Occidente. Qua c'è Transavanguardia, qua c'è un po' di Juan Miró, qua c'è un po' di Paul Klee, c'è Exterior. Sì, perché infatti questo è successo, no? Che tu dopo aver studiato pittura presso i maestri in Iran, per una sua grande passione, che adesso vi sorprenderà, perché lui ama molto Leonardo da Vinci e quindi è venuto in Italia per Leonardo da Vinci. E poi è andata all'Accademia di Firenze. Ci vuoi raccontare di questo tuo passaggio dall'Iran? Sì, in realtà appunto volevo arrivare a questo punto, perché in realtà io nella scuola di mio nonno dipingevo molto realistico, quindi anzi ero molto severo con me stesso, che pittura doveva assomigliare molto alla fotografia, quindi tecnicamente dipingevo molto molto bene. Forse poi dopo gli amici manderanno quella foto e poi un giorno ho deciso di rovinare me stesso e quel tipo di pittura, ho rovinato quel dipinto, quindi c'era una scena dei nomadi iraniani dentro una tenda con fumo, era molto difficile da dipingere quella scena perché dovevo dipingere tutto sfumato e assomigliavo piano piano a una fotografia. E io un giorno ho preso un pennello e ho dipinto una cosa, diciamo, un bambino sopra, come un dipinto di un bambino, l'ho rovinato e da là ho lasciato pittura. Pittura realistica, esatto. Perché poi è sempre dipinto. No, ho lasciato pittura realistica, no, per 2 o 3 anni ho lasciato proprio pittura, perché poi ho letto un libro di Marcel Duchamp dove pure lui ha lasciato, ecco, questo è quel dipinto. Grazie. Che non osavo. Che solamente è finito parte, diciamo, dei pantaloni dell'uomo che vedete sta suonando un flauto. Allora io da quando ho dipinto questo bambino, che pure lui sta suonando flauto, come un dipinto di un bambino, per me questa opera è finita. Mio nonno che si è arrabbiato con me, tutta la mia famiglia che sono arrabbiati con me, gli amici, gli artisti, perché hai rovinato questa pittura. Invece per me era finito lì, perché... infatti adesso quando sono tornato in Iran l'ho trovato nel magazzino della casa nostra, come si dice? Deposito, esatto. E l'ho tirato fuori, ho fatto questa foto.
è un dipinto importante che proprio racconta la mia generazione che volevamo un po' andare via da quel mondo perfetto, perché anche l'arte in Iran doveva essere un'arte appunto realistica, perfetta. Invece io volevo conoscere quello che stava succedendo nell'Occidente, e guardate caso che tutti i movimenti che in Europa è successo uno dietro l'altro, dopo il realismo della pittura figurativa, che fino al 700-800, poi nasce piano piano impressionisti, vengono impressionisti, espressionisti, tutto quello, piano piano è nato anche dentro di me, senza aver letto quello che è successo in Europa. Perché voi considerate che in Iran, quando io avevo 15 anni, non c'erano libri della storia dell'arte. C'era qualcosa, però sempre sotto guida di, diciamo, dei pastaran che controllavano se c'è qualche immagine che non va bene con figure femminili. Esatto, anche quello. Quindi io piano piano, leggendo anche, appunto, grazie a mio nonno che mi ha presentato alcuni libri, oppure alcuni miei amici, ho trovato questo libro interessante di una intervista con Marcel Duchamp, che cos'è il dadaismo, come è nato, diciamo, l'arte concettuale di Marcel Duchamp, che per me è un grande e rimane sempre un grande, perché è stato quello che veramente prima di tutti, cioè ancora imitano le cose che ha fatto Marcel Duchamp, secondo me. Leggendo questo libro mi ha cambiato tanto, e poi ho cominciato a studiare, già stavo in Iran, a studiare solamente la filosofia e l'arte contemporanea. Studiavo, non dipingevo, e ho cominciato a fare la musica. E appunto, a un certo punto decido, dico, ok, adesso devo andare via dall'Iran, perché facevo, appunto, leggevo di una mostra che ha fatto con Ellis, ha portato i cavalli nella mostra, invece quadri, allora volevo fare pure io la stessa cosa in Iran a quell'epoca. E ho fatto una mostra di pittura dove dentro un'organizzazione dei mullah, che loro, per dire che noi siamo anche colti, allora avevano una mostra organizzata da un istituto molto vicino al governo, e mi hanno detto quali quadri presenterai. Allora io ho fatto vedere tutti quei quadri miei realistici dipinti dei moschei, dei posti, dei luoghi sacri, insomma. E invece il giorno dell'inaugurazione non ho portato quelli, ho portato tutti i quadri assurdi, però erano quadri astratti, quindi non potevano dire che non potevi portare questi. Sì, hanno fatto qualche protesta, però poi alla fine volevano far vedere che loro sono aperti. Però io non volevo quello, io volevo fare qualche movimento che rimane nella storia, perché pensavo io me stesso che cambierò qualcosa. Allora lì c'era un tubo di questo non te l'ho raccontato, no, c'era un tubo dei pompieri, ecco qua. E io ho detto a alcuni amici miei pazzi come me, ho detto, quando io do l'invio aprite l'acqua. E mi ricordo quando c'era l'inaugurazione, quindi sono venuti anche questi alcuni rappresentanti da parte dell'istituzione religiosa, e noi abbiamo aperto questo tubo, e questo tubo che girava ha bagnato tutta la galleria, tutti i quadri bagnati, gente che scappava, e io ero l'uomo più felice del mondo, perché leggevo queste, diciamo, proteste artistiche che succedevano qua magari negli anni 50-60, e volevo imitare appunto gli artisti occidentali. Poi quando sono venuto qua nell'Occidente sono diventato tradizionalista, quindi come se fosse, ho capito, qua non ho nulla da dire, perché è un percorso che, cioè, la storia è una cosa molto importante. Qua nell'Occidente la storia ci ha permesso di sperimentare, dovevano passare generazione dopo generazione degli artisti finché siamo arrivati in questo punto. Da noi no, la storia è stato bloccato, quindi certi esperimenti dovevamo fare per forza, se no non eravamo tranquilli. Io mi ricordo quando ero piccolo, con gli amici andavamo, leggevamo degli artisti delle strade. Certo, in Iran se tu dipingi su un muro ti arrestano. E invece noi rischiavamo e andavamo a dipingere sui muri, facevamo artisti di strada. Però una cosa che mi impressiona nel sentire Pejman, già l'altra volta, già quando ci siamo conosciuti, ed è un altro, diciamo, cosa da sfatare, che loro ci guardano in maniera diversa da come noi guardiamo loro, nel senso che loro ci guardano non come noi pensiamo che ci guardino, scusate la contraddizione di termini, cioè nel senso che loro ci guardano con ammirazione e con apertura,
Mentre invece noi pensiamo di loro sempre che sono chiusi e che non guardano. E invece è esattamente il contrario. Non so se mi sto spiegando. No, no, questa cosa che tu hai detto è giustissima. Volevo, meno scusami male, che ti interrompo. Una volta, ogni tanto. Tu hai studiato pure il Cina. Cioè, non è vero che i cinesi non ci conoscono. Gli orientali conoscono benissimo quello che succede nell'Occidente. E anzi, vanno a studiare fino alla fondo. Sì. Siamo noi qua che non conosciamo niente dell'Oriente. Noi qua significa noi occidentali, perché lui ormai il noi... Cioè, sì, mi sento anch'io occidentale. Siete parte di noi, quindi il noi è... E questo è anche molto bello, cioè nel senso che noi non sappiamo guardare loro, però li sappiamo ospitare, cioè sappiamo essere accoglienti di altre culture e aperti alle altre culture, ma spesso non sappiamo guardare. Quindi una delle cose che secondo me... che mi proponevo di fare con questo incontro era proprio quello di cercare di far capire che invece bisogna guardare con un altro paio di occhiali. Se io mi mettessi i miei forse sarebbe anche meglio. Allora, Italia. Quindi sei venuto in Italia all'Accademia di Firenze, hai iniziato a dipingere in maniera diversa, ma a un certo punto hai capito, correggimi se sbaglio, che se volevi fare della cultura, dell'arte una professione, non la potevi fare con la pittura. Per cui hai ripreso, in qualche modo, una cosa che aveva sempre praticato, se posso dire così, e cioè la musica. Perché è successa una cosa a un certo punto, ce lo vuoi raccontare? Sì, io subito mi sono reso conto che mentre in Iran mia pittura avanguardia, diciamo mia pittura concettuale lì, era molto di avanguardia per quell'epoca, no? Perché veramente ero uno dei primi a Isfahan che ho fatto una mostra di pittura, di arte concettuale. E poi subito mi sono reso conto in Italia che non ho nulla da dire in quel mondo, perché qua già 50-60 anni prima è stato detto tutto quello che volevo dire io. Invece ho visto... che c'è molto più interesse per la mia musica, perché io studiavo anche musica tradizionale, suonavo uno strumento, si chiama setar, anche oud, in Iran. Quello lì si chiama oud, eh? Io sono ignorante, l'ho imparato, sì, da adesso. Poi dopo molti di voi lo conosceranno già, io no, quindi quello là si chiama oud. Esatto, okay. Dopo ve lo spiego meglio. E quindi niente, mi sono dedicato più alla musica mentre studiavo, anzi piano piano ho lasciato pure l'accademia. Ho studiato 2 anni alla scuola di musica di Fiesole, composizione, poi era troppo difficile perché solfeggio veramente non mi piaceva e ho lasciato perdere subito anche quello. E quindi ho cominciato a lavorare come concertista, quindi mi chiamavano... per suonare musica persiana, io suonavo, cantavo, poi in realtà tutti quegli strumenti che vedete nella foto, questa è la mia galleria dove ci sono alcuni miei dipinti e anche gli strumenti del tutto il mondo, dell'Oriente, che io amo, dall'India, dall'Afghanistan, ci sono strumenti dalla Turchia, insomma... questi strumenti piano piano ho cominciato a imparare tutti, a suonarli tutti, perché la musica per me è diventata una cosa molto più importante piano piano, il fatto che non mi sentivo molto povero a continuare a dipingere, perché come se fosse vivo tra dei maestri, andavo alle case di alcuni amici, vedevo opere, veramente rimanevo... Per non parlare dei musei, quando andavo dai musei veramente vedevo finalmente, quando mi ricordo che ho visto un museo, ho visto una mostra di Paul Klee, che io adoro Paul Klee, a Roma, sono rimasto scioccato. E poi ho scoperto Mario Schifano all'inizio mi piaceva tanto. E quindi, insomma, ho visto artisti più recenti, artisti più nel passato che mi sono piaciuti tanti, però ho visto che la musica è una cosa che qualsiasi cosa che io dico è come se fosse una cosa nuova qua, perché come se fosse gli italiani vogliono scoprire la tradizione degli iraniani, della Persia, e quindi mi sono puntato su quello, appunto quello che mi chiedevano qua,
Devo essere sincero che all'inizio non mi piaceva tanto, perché io volevo essere molto più moderno, capito? Invece no, piano piano ho scoperto, anzi grazie agli italiani che ho scoperto un mondo antico che c'era dentro di me. Questo è molto bello, sì. È molto bello, però non sono tanto d'accordo con te, cioè nel senso che tu hai saputo coniugare l'antico col contemporaneo, ma a questo ci arriviamo. Vorrei leggervi un pezzo di 2 righe, non vi spaventate, di questo disco libro che è l'ultima opera, diciamo, che ha fatto Pejman e che tra l'altro è in vendita qui. E dico disco libro perché, oltre ad avere il CD con alcuni brani da lui composti e che poi dopo ci suonerà, contiene anche delle cose secondo me molto belle e particolari. Cioè, innanzitutto i brani sono i brani musicali li ha composti lui, ma i testi sono i testi delle antiche canzoni dei poeti persiani. E inoltre, perciò dico disco libretto o libro, perché ci sono anche delle immagini tratte dalle opere proprio di Pejman e delle opere particolari di cui poi parliamo tra un attimo. Prima voglio leggere una cosa e poi ti faccio un trabocchetto. Preparati. Allora, la cosa che vi volevo leggere è questa. Dunque, se è importante per... Questo è preso da questo disco libro che è qui e che si chiama Non siamo Sufi. Dopo ce lo spieghi perché... Se è importante per l'uomo conoscere l'amore attraverso la bellezza, allora sorgente di bellezza per eccellenza diventa l'arte, il cui esempio più interiore è la musica. Dalla notte dei tempi la musica in Iran è legata alla spiritualità. Non a caso, e qua è il trabocchetto, tu hai partecipato a vari spettacoli dove la spiritualità era centrale, no? Tra cui credo che quest'estate ne hai fatto uno dove su brani composti da te c'erano testi di San Francesco e di Rumi allo stesso tempo, no? Quindi questa coniugazione tra il non sacro, perché noi pensiamo che Rumi sia un sufi, invece non siamo sufi, e San Francesco. Ci parli un attimo di questa spiritualità, dici sì. Quello che ti pare. Però a questo proposito. Sì, quindi parlo di Rumi e San Francesco? Sì, della spiritualità che è insita nella okay. musica persiana. Okay. Allora, la spiritualità qua nell'Occidente è un po' molto legato alla religione, no? In qualche modo, per alcuni aspetti. Per noi, come diceva all'inizio, iraniani, la spiritualità si allontana dalla religione. La spiritualità è l'amore, è qualcosa che è un po' anche difficile spiegarlo, che cos'è la spiritualità. Appunto questo concetto di Erfan, che vuol dire conoscere, cioè come se fosse la spiritualità vera deriva dalla conoscenza. E tu devi fare un tipo di disciplina, ad esempio in tutte le culture del mondo, ad esempio in Cina c'è l'arte marziale, si chiama arte proprio, perché tu fai dei movimenti tutti i giorni per conoscere una disciplina. Oppure c'è arte di calligrafi, no? Pittura, dipinti, pittori e la musica. Quindi tu impari attraverso una disciplina, ti avvicini alla conoscenza. E la spiritualità esce da questa conoscenza. Non necessariamente se io faccio certi movimenti del corpo, oppure magari 5 volte al giorno prego, oppure vado a scrivermi, oppure divento un sufi o un buddista e divento spirituale. Questo non è necessario. Questo era un argomento molto importante, tanto vero che per me i grandi miei maestri spirituali, se ve lo dico chi sono, magari non ci credete. E diccelo. Ad esempio, uno dei miei maestri spirituali nella musica è un gruppo inglese. A me musica inglese non mi piace per niente, però questo gruppo, alcuni brani di loro mi hanno coinvolto. Si chiama Radiohead, vabbè, conoscete. E certo. Morricone per alcune composizioni mi piace tanto. Prima ho parlato di Mario Schifano. Alcune opere di Mario Schifano
per me sono spirituali, secondo me, nonostante è un mondo tutto pop, un mondo di commercio, di vendita di opere. Diciamo che la spiritualità è, a me, mi ha dato tanto fastidio che vedere che le persone qua, dopo un anno, due anni di fa parte di un confraternita dei buddisti oppure dei sufi, diventano spirituali e subito parlano, e hanno, perché vedo che qua hanno creato nell'Occidente anche gli strumenti musicali per la spiritualità, tutti strumenti che sono nati per il mondo del New Age, che io personalmente non mi piacciono. A me non mi piace uno strumento musicale se appena lo tocco esce fuori un bel suono. Il suono va costruito, il suono, da migliaia di anni che strumenti che si entrano nelle riunioni sufi sono strumenti molto difficili a tirare fuori quel suono, un motivo c'è, perché devi fare una fatica per poter tirare fuori quel suono, non deve essere una cosa pronto, un suono pronto per consumo, perché consumismo del suono nasce anche qua. Mi viene da dire una cosa, Pesban, scusa se ti sì, interrompo. Prego, prego. Una cosa che mi colpisce di quello che stai dicendo, a parte che questa cosa che il suono non deve essere perfetto, ma che deve essere costruito, mi sembra una cosa bellissima, cioè che qualsiasi cosa deve essere sempre un cammino, una ricerca. Ma questo mi sembra che vada anche molto, che nasca anche molto dalla tua insofferenza, diciamo, per quello che è stato la ritualità imposta nella spiritualità, cioè in un mondo come quello iraniano nel quale appunto la religiosità è insita nella quotidianità della vita ed è imposta nella ritualità della vita di ogni giorno, mi sembra che quello che sia, se non ho capito male, Pejman, mi sembra che quello che invece Pejman ci sta facendo notare è che una ritualità forzata porta esattamente all'opposto di quello che deve essere la spiritualità, e cioè la coltivazione, quindi il cammino e la ricerca di ciascuno di noi verso un qualcosa che poi ognuno può chiamare in un modo diverso, ma è comunque la fatica della ricerca e non l'imposizione di una forza esterna. Sì, sì, in qualche modo la rituale, spiritualità non è necessariamente un benessere. Spesso noi ci avviciniamo alla spiritualità per trovare un benessere. E quello non è spiritualità. Non è che se facciamo una riunione di yoga, di meditazione, è un'illusione, basta, per me. Dico subito per me. Per arrivare alla spiritualità, quello che penso io, bisogna fare un percorso, una disciplina. Ci sono queste discipline in tutte le culture del mondo, attraverso la musica, attraverso l'arte, attraverso il corpo, la danza. E qui ti interrompo di nuovo perché tu hai sempre suonato con persone che suonano, diciamo, strumenti musicali completamente diversi dai tuoi, ma anche che hanno provenienze diverse. Provenienze sia culturali, territoriali, ma anche proprio di culture musicali diverse, quindi hai mischiato insieme musica appunto tradizionale persiana insieme a musica elettronica e al jazz, e anche quando ha fatto, diciamo, degli spettacoli musicali ha sempre mischiato i vari linguaggi artistici, quindi spesso nelle sue performance ci sono i suoi quadri, e spesso ha anche diciamo messo la danza oltre che la musica e anche la recitazione di brani. Infatti la parola chiave secondo me di questa sera, ed è la parola chiave in assoluto per Pejman, è sinestesia, cioè è proprio questa miscellanea delle varie arti, e nel fare questo, che è stato un po' quello che abbiamo detto prima, cioè nel percorso di Pejman, Pejman è riuscito, secondo me, a mettere insieme le cose, e nel mettere insieme le cose, per esempio, ha creato, secondo me, neanche in maniera troppo consapevole, come spesso fanno gli artisti, cioè ci arrivano dopo, ha creato una cosa che nessuno aveva mai pensato prima, e che è la pittura sonora,
che è una cosa bellissima, cioè lui ha messo, no, raccontacela tu, scusa, perché la devo raccontare io. Sì, allora, su appunto, quando vi raccontavo che non riuscivo a creare opere, diciamo, artistiche, per fare... Antonio, mettiamo, grazie, quello là in serie, grazie, scusate. No, no, allora questa è un'immagine per quando io sono arrivato qua in Italia e ho cominciato di collaborazione dal punto di vista... No, no, torniamo su quell'immagine per favore che sto parlando. Allora gestisco io immagini. Praticamente qua, quando sono arrivato io in Italia, ho avuto delle opportunità di... Ad esempio lì sopra c'è Patti Pravo che mi ha chiamato per un concerto. Io manco conoscevo chi è Patti Pravo. Quindi, quindi mi hanno detto che è un cantante... brava, che cerca uno strumento orientale, perché lei cantava un brano che si chiama Salama Ya Salama, brano arabo. Allora poi io, quando tornato a casa, ho detto a mia ex fidanzata, ho detto che ecco, ho suonato con questo cantante abbastanza brava. Le mie, come si chiama? Io, Patti Pravo, manco sapevo dire bene il suo nome. Poi ho avuto un bellissimo spettacolo, abbiamo fatto con Massimo Ranieri. Poi ho avuto, diciamo, la fortuna di conoscere dei musicisti del tutto il mondo, tra indiani, arabi. Nella foto vedete, quando ero più giovane, a suonare con indiani. E questa è stata una cosa bellissima dell'Italia, che mi è piaciuta tanto, perché qua mi ha dato l'opportunità di conoscere dei diversi popoli anche musicalmente. Ok, possiamo andare avanti con l'immagine? Questo ancora riguarda dei lavori che facevo qua con la musica. Io piano piano mi chiedevano del sufismo, mi chiedevano delle danze sufi. Io semplicemente ho cercato di portare sul palco anche dei palchi molto grandi, lì foto che vedete lì sopra, siamo a Santa Cecilia di Roma, che abbiamo portato un coro molto grande, che erano tutti italiani. In questi gruppi che vedete sono tutti italiani, e questo per me è un vero integrazione, perché non è che solamente noi dobbiamo integrare nella cultura italiana, sono degli italiani che sono integrati nella cultura orientale, persiana, cantavano tutti in farsi, danzavano, suonavano strumenti iraniani, che per me è un grande onore. Preferisco suonare con loro, infatti i membri del mio gruppo sono tutti italiani. Preferisco suonare con loro, perché nel momento che sto suonando e guardo negli occhi dei miei compagni italiani e facciamo gli stessi sguardi e dei momenti di gioia che faccio con i miei con paesani iraniani, e succede la stessa cosa anche con loro, e per me è una cosa più bella che esiste. Certo, quando sono con un amico iraniano ci sono altri tipi di sfumature che è bellissime, che ci capiamo meglio, no? Però mai è paragonabile quando faccio la stessa cosa magari con uno che non è iraniano, è ancora più bello per me. E quindi io sono stato uno dei primi che ha portato in Italia le danze sufi, soprattutto fatto delle donne, perché ho scoperto tante miniature antiche dove su queste miniature vedevamo queste immagini delle donne che facevano queste danze sacre, questo giro dei dervisci rotanti che... è famoso qua nell'Occidente. Però queste danze spesso io porto negli spettacoli. Quando ho fatto uno spettacolo su Rumi e San Francesco, Rumi appunto era questo grande poeta sufi, e facevamo vedere anche queste danze. Possiamo andare avanti con l'immagine? Questo dove io portavo, appunto, prima abbiamo parlato di pittura sonora, alcuni di questi dipinti che vedete, io ho portato sul palco, hanno delle corde incorporate. Questo è lo spettacolo di Rumi e San Francesco, erano due quadri dedicati, uno a Rumi e uno a San Francesco, e che avevano le musiche, questi due quadri. Io suonavo il quadro di Rumi, quando venivano recitate poesie di Rumi, e suonavo quadro di San Francesco quando erano poesie di San Francesco. La cordatura delle corde di questi quadri erano accordati sulle scale medievali, oppure scale musicali, diciamo, dell'Oriente. Grazie, andiamo avanti. Questo è uno dei dipinti sonori che prima parlavamo. Appunto, nasce pittura sonora perché
In realtà io pensavo, mi mancava molto pittura, volevo cominciare a dipingere. Ho fatto diverse mostre anche, però non ho avuto quel successo che volevo io. Allora, da piccolo io quando dipingevo, sempre dipingevo oggetti di musica. Mi piaceva molto Kandinsky perché ho letto un libro di Kandinsky dove lui parla del rapporto tra musica e pittura, la spiritualità nell'arte. E allora ho pensato di creare un tipo di pittura che suoni. Sempre oggi lei mi ha ospitato a casa sua, ho visto delle bellissimi dipinti. Io toccavo i suoi dipinti, lei si è incazzata con me, giustamente, perché non si tocca. Io ho questa mania che devo toccare. Nelle mie mostre scrivo, per favore toccate i quadri, perché quindi la gente tocca e dal quadro esce il suono. Questa cosa mi piace tanto, mi diverte tanto. Quindi, come vedete, questi quadri hanno delle corde e si suonano. Se metti un'amplificazione anche... È vero che con un muro fanno cassa armonica, quindi quando smetti sul muro anche la gente quando passa vicino e se li tocca comincia a suonare, a vibrare tutto il quadro. Alcuni di questi quadri sono più minimali, alcuni sono più diciamo lavorati e quindi la musica per me è stata sempre una scusa o la pittura è stata sempre una scusa per dire qualcosa dentro di me. Non mi sento né pittore né musicista. Danno voce a un sentire vedendo. Questa frase che ho scritto mi sembra perfetta. Sì. Danno voce a un sentire vedendo. Bello, sì. È così. I tuoi quadri, grazie, no? I tuoi quadri sono sì, certo. Certo. Andiamo avanti magari. Andiamo avanti, vediamo che altre immagini abbiamo. È molto pertinente questa cosa su Alfano. Okay. Ecco, questi sono alcuni dipinti sonori. Come vedete ci sono delle chiavi lì all'angolo dove tu puoi accordare, diciamo, questo quadro. E appunto elementi che stanno dentro giustamente vengono da colori, vengono da Isfahan, il turchese, il contrasto tra ocra, colore diciamo della terra con turchese dei moschei, e il bianco che c'è a volte, il colore del cielo diventa o del deserto, delle giorni molto calde diciamo diventa quel bianco che poi piano piano si mischia con l'ocra. Insomma, sono i quadri dedicati anche alla mia terra. Andiamo avanti. Sì, era un periodo che dipingevo, appunto, adesso vediamo questi problemi, le proteste delle donne in Iran. La donna in Iran... ha un valore, io ho visto dei comportamenti tra i miei genitori, ho visto come mio padre venera mia madre, quanto ama mia madre. E le donne in Iran sono importanti, è un simbolo di Dio. Iraniani sono stati sempre, nella storia, hanno voluto far vedere che hanno alcune differenze con quella cultura che deriva dall'Arabia Saudita, perché diciamoci la verità, la cultura araba vera viene dall'Arabia Saudita. Altri paesi, iracheni, siriani, nordafricani, non erano arabi. Siccome hanno cambiato la loro religione, parlano arabo, non significa che sono arabi. Avevano la loro cultura molto prima che l'esercito di Maometto attaccasse, diciamo, tutti questi paesi. E con la forza hanno cambiato e sono diventati musulmani. Certo, Islam è una religione bellissima, e la cultura islamica è una cultura bellissima, non grazie a quelli che sono venuti dall'Arabia Saudita, grazie giustamente ai popoli di Mesopotamia e nordafricani che hanno mischiato le loro culture e anche indiani, e insieme è nato cultura araba o cultura islamica. La cosa bella di questa fratellanza, perché se un cinese diventava musulmano, un indiano diventava musulmano, se andava a Cordoba comunque sapeva che lì ci sono altri fratelli musulmani, quindi c'era questo miscuglio tra arte di tutti questi popoli che insieme ha creato quello che noi oggigiorno conosciamo come cultura, diciamo, islamica, che secondo me non c'entra nulla con popoli che vivevano nella penisola di Arabia Saudita, anche se loro comunque avevano una
lingua bellissima, la lingua araba è una lingua molto, molto bella, avevano anche diciamo delle poesie molto, molto belle, però di sicuro che dal punto di vista musicalmente, dal punto di vista architettonico, dal punto di vista diciamo delle culture, hanno preso molto dai popoli che vivevano in Mesopotamia, anche dai bizantini. Vediamo altre immagini. Questa è l'ultima. Ok, e questo, dopo appunto questa pittura sonora, ho creato questo piccolo posto a Roma che si chiama Galleria Sonora, dove ho messo alcuni miei quadri, organizziamo anche concerti di musica sempre dedicato a world music, quindi ospitiamo anche dei musicisti che magari vengono dall'India o dall'Afghanistan, anche musicisti diciamo italiani, soprattutto dedichiamo a anche presentazione dei libri, oppure abbiamo fatto tantissimi eventi con veramente grandissimi musicisti. Lì dove è un posto, insomma, se venite a Roma potete trovare anche su Google, si chiama Galleria Sonora, nella zona di San Giovanni, potete venire a trovarmi. Senti, Pesman, perché questo titolo Non siamo Sufi? Ah, sì. Allora, il titolo dell'ultimo disco che ho fatto si chiama Non siamo Sufi. Perché... Vabbè, scusa un attimo, sì? È questo lavoro che ho fatto, che vi ho descritto e che sta qui, è stato fatto durante la pandemia, vero? Sì. Ed è stato pubblicato da questa... Non so se dei libri si dice casa editrice, dei dischi, non so come si chiama, ma che si chiami... Discografica. Casa discografica, grazie. Si chiama Squilibri, scritto con libri tra pareti. Mi è sembrata una cosa magnifica. Va bene, perché si chiama Non siamo Sufi? Allora sì, Squilibri, anzi saluto... Squilibri, sì. È una casa editrice, editore e casa discografica importante per diciamo musica popolare anche italiana, hanno pubblicato tantissimi libri. È un bellissimo oggetto questo. Sì, cioè... sì. Hanno curato diciamo questo libretto mondo, molto, molto bello, sì. E, perché non siamo Sufi? Io ho parlato per questi poeti, perché Rumi nelle sue poesie spesso... Magari leggerai poi dopo quella, sì, poesia di non musulmani, no? Ah, ok. Esatto. Sì. Che lui proprio dice che non appartiene a nessun tipo di religione, di pensiero filosofico, o a nessun posto anche, perché loro odiavano etichette, non volevano neanche essere sufi. Quindi penso che se un giorno Rumi si sveglia e va a vedere in Konya, che nella sua tomba è diventato un posto sacro, lui si arrabbiasse. Loro non volevano essere maestri sacri, cioè, mentre tutti, anzi, perché io ho letto le sue poesie, so quelle che voleva, odiava essere chiamato un sufi. Infatti a un certo punto abbandona i suoi allievi. Sì, appunto. Non voleva essere un santone. Adesso in Turchia Roma è diventato un santone, non va bene, c'è qualcosa che non va. Vediamo. Senti, Hafez in Iran. Un'altra cosa che volevo dire prima di darti finalmente la possibilità di suonare è che le poesie di questi mistici, di questi poeti mistici di epoca medievale del 300, in genere erano cantate o da loro o dalla loro comunità o dalle loro persone. Quindi l'operazione, diciamo, che ha fatto Pejman è un'operazione appunto che mette insieme il contemporaneo, perché musica diciamo che risente dell'influenza tradizionale, ma che è contemporanea nel senso che è stata composta da lui e che però riprende la tradizione del cantastorie, se vogliamo, no? Quindi adesso mi taccio, tu ti taci e suoni. Ok. Ah no, io devo fare la tu cosa. Non puoi tacere mai, devi leggere. No, io vorrei. Ah, devo leggere. Quale? Qualcosa leggi. Quale? La prima, il atto? Dei musulmani, sì, quella poesia. Sì, sì, la leggo, però quale fai prima? Ti dico. Dimmi, perché se no che leggo. Musulmani. Ah, ok, va quella. Bene. Allora... Vi leggo la traduzione che trovate sempre... Però non la tutta.
non tutta. No, no, non tutta. Non tutta perché è lunga. Allora, adesso il maestro Pejmanta Dayon ci suonerà dei brani tratti dal disco libro, che mi piace moltissimo questo disco libro. Dal disco libro Non siamo Sufi, quindi ti puoi anche accomodare di là se vuoi. Sì. E il primo brano si chiama Musulmani. E allora io mi alzo, così faccio come quando i bambini devono recitare le poesie a scuola. Eh? Sì, va bene. Allora, voi considerate che noi questi brani abbiamo suonato con tanti musicisti, c'era tutta la mia orchestra con tutti gli strumenti, quindi vabbè, io allora da solo qua giustamente non rende, però cerco di, insomma, di darai il tuo meglio. Darò il mio meglio. Allora io mi sto buona buona e seduta lo stesso, va bene? Ok. Allora, il brano si chiama, mamma mia, è difficilissimo leggere le poesie, veramente è un compito ingrato. Se qualcuno volesse leggere, se c'è qualcuno che vuole leggere al posto mio, grazie, siete proprio generosissimi, ok. Aspetta, eh. No, ma perché devo... No, aspetti, dico io quando... Sì, ok. Io già sto rovinato. Vediamo se anti... Allora, io faccio un'introduzione musicale e poi ti guardo. Come e tu, si vede, non ci siamo preparati. È bello così. Sì. E tu leggi, ecco. Allora, io tu mi guardi e io ok. Ti guardo. Allora, io canterò in farsi questa poesia di Rumi, che adesso leggerà alcuni versi di questa poesia, che appunto si chiama Musulmani, dove Rumi parla con gli altri musulmani. Quindi io adesso faccio una piccola introduzione, poi ti guardo e tu vai. Faremo musulmani. Non conosco più me stesso. Non sono cristiano né giudeo, né mazdeo o islamico, né dell'est né dell'ovest, e né di terra né di mare, né sceso volteggiando dal cielo o estratto da miniera, non di polvere né d'acqua, né di fuoco né di vento, di firmamento o dal suono, di entità o di sostanza, né indiano, né cinese, e nemmeno bulgaro, né del regno dell'Iraq, né di questo mondo o dell'altro, né di Empireo o di Inferno, da Adamo o da Eva, dall'Eden o dal fiume eterno. Il mio posto è il senza posto, e il mio segno è il senza segno. تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمیدانم نه ترسا و یهودیم نه گبرم نه مسلمانم چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمیدانم نه ترسا و یهودیم نه گبرم نه مسلمانم نه شرقیم نه غربیم نه بریم نه بحریم نه ارکان طبیعیم نه از افلاک گردانم Thank you.
من خود را نمیدانم نه ترسا و یهودیم نه گبرم نه مسلمانم چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمیدانم نه ترسا و یهودیم نه گبرم نه مسلمانم نه شرقیم نه غربیم نه بریم نه بحریم نه ارکان طبیعیم نه از افلاک گردانم عقبا نه از جنت نه از دوزخ از آدم نه از حوا نه از فردوس رضوانم مکانم لا مکان باشد شانم بی نشان باشد نه تن باشد نه جان باشد که من از جان جانانم چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمیدانم نه ترسا با یهودیم نه گبرم نه مسلمانم چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمیدانم نه ترسا با یهودیم نه گبرم نه مسلمانم. Grazie, grazie. Grazie. Allora faccio sentire un altro brano che si chiama Sareban e ascoltiamo anche un'altra poesia che si chiama Hilat. Che significa Hilat? Anzi, no, Luna, quella Luna, cantamelo quella Luna. Tu sei luna che il cosmo non comprende. Tu sei l'acqua che il Nilo non contiene. Tu sei la perla che nel mare nasce. Sei il monte che la terra non trattiene. Cosa chiamerò magia o regina delle fate? Se la magica sfera di cristallo non ti racchiude. Tu sei il sole con una tunica luminosa sul petto. Ma la sete e il raso il tuo corpo non avvolgono. Tu apprendi la scienza da un medico dell'anima, ma le argomentazioni di Platone non ti riguardano. Tu sei la pozione che non si trova in dispensa, in quella dispensa che ragione e regole non contiene.
stasera per farvi sentire alcuni strumenti della tradizione iraniana ho portato anche un flauto e vi faccio sentire sonorità di questo flauto che si chiama flauto Ney, un strumento molto importante nella cultura sufi e la musica, diciamo, dei paesi musulmani dove praticano il sufismo. E, come vedete, è un pezzo di canna molto semplice. Nei paesi arabi, in Turchia, viene fischiato dentro questo tubo, non ha un'ancia, non ha nulla. Quindi, fischiando dentro, si produce un suono. Vedete? In questo particolare flauto, che è un flauto persiano, siccome noi iraniani siamo un po' diversi, dobbiamo fare tutto un po' più difficile, si infila tra i denti, si infila tra questi due denti davanti, questo strumento. Perché siete un po' come Dracula, secondo me. Spazio tra i denti, ma da dentista fa un bel buco e così lo infilano. Io non ho fatto questa cosa con i miei denti, che mi dispiaceva, ho bucato lo strumento, ho bucato qua un flauto, quindi riesco a... però sentite, la sonorità è pazzesca, diventa un suono più soffiato, appunto perché Rumi parla di questo soffio, no? Che nel suo libro parla di questa canna che lamenta che l'hanno separato dalle altre canne. E vi faccio sentire, magari... Così stiamo anche capendo, scusate se ritorno indietro un attimo, scusami per me. Stiamo anche capendo perché all'inizio noi abbiamo detto questa cosa, che la poesia ha salvato la sua umanità, perché mentre in un paese nel quale non si poteva parlare di nulla, la poesia invece l'abbiamo sentita, è un attimo calda. Ma proprio calda, infuocata. Vabbè, scusa, era una era un parentesi piccolo. Anzi, magari se leggi un attimino Hilat. Ecco, così si capisce ancora, qua si capisce benissimo quello che volevo dire. È una poesia bellissima di Rumi che lui dice, in qualche modo nella vita lasciati andare, diventa come una falena che si avvicina alla fiamma di candela e non ha paura di bruciare e morire. Anzi, ascoltiamolo. Un'altra cosa, scusami, perdonami, un'altra cosa che nella cultura persiana la donna, l'amore terreno è molto simile al cantico dei cantici nostro, cioè è il simbolo, diciamo, dell'amore, poi dopo del divino anche, no? Quindi questa ambiguità che c'è nel cantico dei cantici c'è anche in realtà in tutte le poesie persiane antiche. Leggo. Prego. Faccio la brava. Ok. Senza più inganni, amante, diventa folle. Nel cuore del fuoco entra come farfalla. Come un estraneo distruggi la tua casa e, con quelli che amano, dividi ogni cosa, lava dall'astuzia 7 volte il petto e per il vino d'amore diventa coppa. Tutt'anima devi essere per l'amato e se verso gli ubriachi vai, vacci ubriaco. Era molto più lunga, l'ho abbreviata. Mm-hmm.
grazie, grazie. Allora, io ho portato anche un altro strumento musicale, cercato di portare tre generi, diciamo, uno strumento a fiato, una percussione, una a pelettro, a pizzico, come oud che abbiamo, ho suonato prima. E tu volevi dire qualcosa, Monica? No, sono buona. Quanto tempo ci abbiamo ancora? 10 minuti. Perfetto, ok. Allora, si chiama DAF, questo strumento. Anche questo, come Ney, entra nella riunione dei dervisci rotanti e dei sufi. È uno strumento, perché alcuni strumenti non hanno permesso di entrare a queste riunioni. Mentre alcuni strumenti, come Ney, appunto, e Dafsi, è un simbolo del sufismo anche, questo strumento. Io volevo questo momento dedicare ai curdi in Iran, e non solamente in Iran, perché Kurdistan è una realtà tra Iran, Siria, Iraq e Turchia. Volevo dedicare a questi popoli che anche in Iran adesso stanno soffrendo. La ragazza Mahsa Amini, che è stata uccisa, è una ragazza curda, e questo è uno strumento curdo che entra da Kurdistan iraniano, entra nella cultura persiana. Quindi noi tutti iraniani, diciamo persiani, e abbiamo accettato questo strumento, non solo, è diventato anche della nostra cultura, perché la cosa bella dell'Iran è che siamo fatti di diverse culture, diverse etnie, quindi ci sono dei baluci, ci sono dei afghani, appunto i curdi, arabi, tutto insieme creano un popolo persiano, e siamo di questa cosa. Quando noi si dice siamo persiani, io mi piace tanto, perché non si parla dei confini dell'Iran, perché a me i confini non mi piacciono. Invece la Persia parla di un'identità culturale di diversi popoli che vivono in questa zona, che parlano farsi. E vi faccio sentire questo strumento potente, anzi mi metto qua perché sennò... Thank you.
Allora, io ringrazio veramente dal profondo del cuore Pejban e mi viene da dire un'altra cosa che ovviamente ascoltandolo non posso non dire, che questi strumenti che stasera abbiamo ascoltato in realtà fanno parte anche della nostra tradizione, non solo napoletana ma anche mediterranea, suonati ovviamente in maniera totalmente diversa. E quindi dico quello che le mie amiche sanno e che mi contraddistingue, cioè che noi facciamo veramente parte dello stesso mondo e che quindi queste barriere sono, come diceva giustamente Pejman, sono veramente molto relative. E quindi quello che ci possiamo augurare è quello di creare con questi, anche con queste piccole scintille, no? Di questi incontri, è di creare degli Stati Uniti del mondo, non neanche dell'Europa, perché veramente io sentendo Pejman mi si apre il cuore, proprio perché mi sento parte di una stessa famiglia umana. Quindi grazie di nuovo a tutti voi per essere stati qui con noi stasera, moltissimo, e grazie tantissimo a Pejman e grazie soprattutto alla nostra ospite Angela Tecce, che ci ha dato la possibilità di stare qui con noi. Grazie.